M'ha rovinato e poi mi ha impedito di guadagnare mezzo milione. Ha riso delle mie perdite, mi ha canzonato per i miei guadagni, ha schernito la mia nazione. Si è messo di traverso nei miei affari, ha gelato i miei amici, ha riscaldato i miei nemici. E tutto questo perché? Perché sono un ebreo. Un ebreo non ha occhi, un ebreo non ha mani, membra, sensi, affetti, passioni. Non si nutre dello stesso cibo. Non è ferito dalle stesse armi, non va soggetto alle stesse malattie, non si guarisce con gli stessi mezzi, non ha il freddo dello stesso inverno e il caldo della stessa estate di un cristiano. Se ci pungete, non sanguiniamo. Se ci fate il solletico, non ridiamo. Se ci avvelenate, non moriamo. E se ci offendete, non dobbiamo vendicarci. Se siamo uguali a voi in tutto, anche in questo dobbiamo somigliarvi. Se un ebreo offende un cristiano, dove arriva la tolleranza del cristiano? Alla vendetta. Se un cristiano offende un ebreo, dove dovrebbe giungere la sopportazione dell'ebreo secondo l'esempio cristiano? Alla vendetta. Mi insegnate a essere malvagio. Obbedisco, ma mi sarà difficile non superare i maestri. Il mercante di Venezia, atto terzo, scena prima, nella traduzione di Paola Oietti.